Amici di Mail in Vino, bentrovati. Siamo qui con l'amico Filo oggi in due minuti di accompagnamento alla degustazione del vino. Esatto. Quindi vuole essere una sorta di incontro pratico, teorico, su come si degusta il vino. Oggi parleremo di tre fasce di valutazione, dei tre esami per valutare un vino, che sono l'esame visivo e il primo lo si guarda, esatto, lo si guarda, esatto. E quindi si prende il vino e si fa un po' così, ma poi arriviamo. Poi l'esame olfattivo e quindi si va al naso utilizzando il naso, esattamente, e poi facciamo l'esame gustativo con, okay, con la bocca. Fantastico, perché se provi a fare il gustativo con altro diventa difficile ad orecchio. ottimo. In realtà si scherza un po' quando diciamo ad orecchio, ma nel momento in cui si apre una bolla, indubbiamente, anche se non va fatto una stappatura rumorosa, esatto, va accompagnato il tappo che fuoriesce, un po' di rumore, passi, un po' di esame auditivo, un po' di esame auditivo, chissà, magari. Esatto. Allora, veniamo noi con l'esame visivo. E che cosa vediamo nell'esame visivo, Filo? Beh, l'esame visivo ci serve quando noi versiamo un vino nel bicchiere, ci serve per valutare un po' la limpidezza, colore del vino. Esattamente. Dal colore si possono capire, sì, tante cose, l'età del vino, la tipologia. Che vino c'è? Cioè, che vino è? Si può avere qualche idea da che zona del mondo. Cioè, come facciamo? Allora, per esempio, innanzitutto serve una luce abbastanza bianca, dopodiché se abbiamo un fondo bianco nel quale far da tenere sotto al bicchiere del vino, riusciamo a renderci conto in maniera molto più corretta il colore del vino. E nel momento in cui le valutazioni da fare sono tante, non vogliamo riempirvi di tecnicismi, perché potremmo dire che il vino è rosso, un vino intenso, che è impenetrabile, che vuol dire che magari è un rosso rubino che non ti permette di vedere attraverso, cioè se si mette una mano dall'altra parte non la si vede, esatto, e questo è impenetrabile. Okay. Esatto, già ti potrebbe far pensare a qualche tipologia di vitigno come un Merlot, un Cabernet Sauvignon, un Cabernet Franc, che sono un po' più scuri, ad esempio, di un Sangiovese. Esattamente. Oppure, diceva prima Filo, l'età, no? Esatto. Se noi vediamo che il vino ha dei riflessi, cioè nella parte finale, la l'unghia, famosa unghia del vino, come si chiama? L'unghia del vino. Ci sono dei colori tipo aranciati, si denota che questo vino ha qualche, in una fase già evolutiva terziaria, quindi in una fase già avanti nel, sì, tempo, è già ora di berlo, insomma. E quindi aranciati, granata, quelli sono i colori già un po' passati. Esatto. Se invece fossero porpora, color violetto, esatto, magari il vino sarebbe molto più giovane, appena imbottigliato, nella, esatto, prima fase della sua evoluzione. Esatto. Ovviamente dall'esame visivo, se il vino ha, che come vedete in un bicchiere pulito crea degli archetti, nel momento in cui questi archetti, questi trasparenti sono belli densi, lenti a scendere e magari ravvicinati tra loro, cioè molto frequenti, allora abbiamo chiaro che è un vino di consistenza, che è molto grado, che ha molti polialcoli, ci troviamo un vino, sì, di struttura. Esattamente. Mentre se corrono via più velocemente si tratta di un vino che ha meno gradi, meno corpo e più freschetto. È più leggero, esatto, 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 esatto. Questo un po' per l'esame visivo. Esatto. Poi cosa facciamo? Poi andiamo al naso. Iniziamo a